E a un'altra romana insieme ad un bresciano vorrei dare, vorrei che voi, io mi metto qua a fianco a voi, deste il benvenuto, perché da due mesi a questa parte da Normali Cittadini sono stati quelli più sotto il fuoco di tutti i parlamentari 163. Sono i capigruppo rispettivamente al Senato e alla Camera. Vito Crimi e Roberta Lombardi. Un grande applauso! Grazie. Qui c'è la clac, ti dico Vito. Cioè, sei venuto a casa mia portandoti la clac. La clac, non so da dove vengo. Fantastico. Ed è Roma. Ciao a tutti, lui ciao è un Roma. Mito. Grazie, Movimento 5 Stelle Roma. Vedo che ti amano. Sì. Allora, scusate, allora parlare in una piazza davanti a tante persone è sempre un'emozione. Continua ad esserlo e speriamo lo sia sempre e non ci abitueremo mai. Cosa dire? In questo momento la prima domanda che ci viene fatta, ed è giusto che vi rispondiamo in questa domanda, è: cosa avete fatto? Il fatto di essere in Parlamento, il fatto che oggi si parli di alcuni temi che fino a poco tempo fa erano assolutamente ignorati, è merito nostro e ce ne prendiamo tutto il merito. Se oggi qualcuno, pur consapevoli che è una presa in giro dell'ultimo giorno di campagna elettorale, però sente il dovere di parlare di abolizione dei rimborsi elettorali, è perché qualcuno ha rotto le palle per anni sull'abolizione dei rimborsi elettorali. Fino ad anni fa non se ne parlava minimamente. Se oggi i partiti della sinistra si riempiono la bocca di reddito di cittadinanza, sostenendo che sono loro ad avere la titolarità di parlare di quel tema, è solo perché un movimento 6 mesi fa l'ha messo come primo punto del programma elettorale, perché fino a un anno fa non l'ho mai visto scritto in nessun programma elettorale, né tantomeno fatto. E se oggi si fa il reddito di cittadinanza è perché noi l'abbiamo messo come primo punto. Queste sono le vittorie, le prime vittorie. Sono le prime vittorie, il fatto che sta cambiando la prospettiva. Sono costretti ad adeguarsi. Vorrebbero omologarci, hanno provato ad omologarci in tutti i modi, ma adesso sono loro costretti ad adeguarsi alla novità che stiamo portando dentro. Questa è la prima vittoria. D'altronde l'avevamo detto, sarebbe passato uno solo di noi lì dentro e sarebbero cambiate tante cose. Quindi lo stiamo vedendo giorno per giorno. Noi abbiamo avuto questo, diciamo, ruolo da rompighiaccio per questi mesi. È stato veramente una cosa personalmente molto molto dura, perché siamo persone assolutamente normali. Però senza di voi, che incontriamo ai banchetti, con cui parliamo su internet, sui social, senza di voi che quando passiamo per strada ci date un bacio, una stretta di mano, un incoraggiamento, una pacca sulle spalle, noi non ce la faremmo, non ce l'avremmo fatta a sopportare tutto questo. Quindi grazie, grazie davvero. È vero, confermo quello che dice Roberta. Per me che non sono romano, quando giro per le strade faccio un saluto particolare ai tassisti, che quando mi incrociano è sempre un suono di clacson e vai, non mollate, mandateli tutti a casa. È vero. È continuamente la stessa frase. Due li abbiamo mandati a casa. Vogliamo e adesso fare... pretendono pure la liquidazione. Parecchi milioni di euro pure. Gli toglieremo anche quella. Senti, vogliamo fare un riassunto delle cose, tanto perché non abbiamo fatto niente in questi quasi 3 mesi. Sì, adesso con la vi elencheremo solo. Allora, questo è un breve sunto di alcune delle cose più importanti che abbiamo presentato, depositato e sono pronte per essere portate ai lavori, sperando che ovviamente qualcuno aiuti la calendarizzazione di queste cose.
ma è un report di 18 pagine che ovviamente vi abbiamo risparmiato, perché era fitto fitto, perché ci sono una marea di interpellanze, interrogazioni su questioni locali, questioni nazionali, ci sono mozioni, ed è giusto che vi rispondiamo in questa domanda: è cosa avete fatto? Il fatto di essere in Parlamento, il fatto che oggi si parli di alcuni temi che fino a poco tempo fa erano assolutamente ignorati, è merito nostro e ce ne prendiamo tutto il merito. Se oggi qualcuno, pur consapevoli che è una presa in giro dell'ultimo giorno di campagna elettorale, però sente il dovere di parlare di abolizione dei rimborsi elettorali, è perché qualcuno ha rotto le palle per anni sull'abolizione dei rimborsi elettorali. Fino ad anni fa non se ne parlava minimamente. Se oggi i partiti della sinistra si riempiono la bocca di reddito di cittadinanza, sostenendo che sono loro ad avere la titolarità di parlare di quel tema, è solo perché un movimento 6 mesi fa l'ha messo come primo punto del programma elettorale, perché fino a un anno fa non l'ho mai visto scritto in nessun programma elettorale, né tantomeno fatto. E se oggi si fa il reddito di cittadinanza è perché noi l'abbiamo messo come primo punto. Queste sono le vittorie, le prime vittorie. Sono le prime vittorie, il fatto che sta cambiando la prospettiva. Sono costretti ad adeguarsi. Vorrebbero omologarci, hanno provato ad omologarci in tutti i modi, ma adesso sono loro costretti ad adeguarsi alla novità che stiamo portando dentro. Questa è la prima vittoria. D'altronde l'avevamo detto, sarebbe passato uno solo di noi lì dentro e sarebbero cambiate tante cose, quindi lo stiamo vedendo giorno per giorno. Noi abbiamo avuto questo, diciamo, ruolo da rompighiaccio per questi mesi, è stato veramente una cosa personalmente molto molto dura, perché siamo persone assolutamente normali. Però senza di voi che incontriamo ai banchetti, con cui parliamo su internet, sui social, senza di voi che quando passiamo per strada ci date un bacio, una stretta di mano, un incoraggiamento, una pacca sulle spalle, noi non ce la faremmo, non ce l'avremmo fatta a sopportare tutto questo. Quindi grazie, grazie davvero. È vero, confermo quello che dice Roberta. Per me che non sono romano, quando giro per le strade faccio un saluto particolare ai tassisti, che quando mi incrociano è sempre un suono di clacson e vai, non mollate, mandateli tutti a casa. È vero. È continuamente la stessa frase. Tutti a casa, 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 tutti a casa. 162 li abbiamo mandati a casa. Vogliamo e adesso fare... pretendono pure la liquidazione, parecchi milioni di euro pure. Gli toglieremo anche quella. Senti, vogliamo fare un riassunto delle cose, tanto perché non abbiamo fatto niente in questi quasi 3 mesi. Sì, adesso con la vi elencheremo solo, allora questo è un breve sunto di alcune delle cose più importanti che abbiamo presentato, depositato e sono pronte per essere portate ai lavori, sperando che ovviamente qualcuno aiuti la calendarizzazione di queste cose. Ma è un report di 18 pagine che ovviamente vi abbiamo risparmiato, perché era fitto fitto, perché ci sono una marea di interpellanze, interrogazioni su questioni locali, questioni nazionali, ci sono mozioni, il DEF, mozioni di minoranza, ordini del giorno. Abbiamo fatto un sacco di cose, solo che pensano solo a chiederci della diaria o delle linee guida del comportamento con i giornalisti. Queste sono le domande più importanti in questo momento, anziché chiederci cosa abbiamo fatto veramente. Abbiamo depositato nuovamente, perché aveva cessato la sua validità, la legge Parlamento Pulito. Il primo V-Day. Due mandati. Incandidabilità dei condannati e il ripristino delle preferenze. V-Day 2, ve lo ricordate il V-Day 2, 25 aprile 2008?
abolizione del finanziamento pubblico all'editoria e abrogazione dell'ordine dei giornalisti. Abbiamo già depositato i disegni di legge. Poi abbiamo richiesto la commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dell'Aquila. Ci hanno fatto una campagna elettorale sopra quelle macerie che ci sono ancora oggi e non fanno più vedere quelle popolazioni umiliate in baracche o in sistemazioni di fortuna e la loro città morta, deportati in una città fantasma creata con la connivenza della politica. La commissione d'inchiesta su Monte Paschi di Siena, che è la rappresentazione di quello che è la partitocrazia italiana, le fondazioni che finanziano i partiti, le fondazioni che finanziano le banche e che usano i soldi delle banche per finanziare i partiti. Questa commissione deve finire. E l'abolizione dei rimborsi elettorali, quella vera, non questa che stanno studiando loro. Oggi parlano di fare sintesi su tutte le proposte, non c'è da fare sintesi, c'è solo da abolirli, come è stato chiesto dai cittadini. L'istituzione del politometro, abbiamo già pronto il disegno di legge da depositare per l'istituzione del politometro. L'impignorabilità della prima casa. Il ripristino del falso in bilancio. La commissione d'inchiesta sulla TAV. E l'abrogazione del trattato Francia-Italia per la realizzazione della TAV. Iniziativa Quorum Zero per la democrazia, referendum deliberativi e propositivi senza quorum. I cittadini decidono. Sulla giustizia, la prescrizione, l'abolizione della prescrizione dopo il giudizio di primo grado, così basta processi fatti solo in più gradi per arrivare alla prescrizione. E poi costi della politica, riduzione delle indennità e delle diarie dei parlamentari e dei privilegi degli ex presidenti delle Camere. La separazione delle banche d'affari dagli istituti di credito, perché si separino queste due finalità diverse. Il diritto d'accesso alla rete, la conoscenza rende liberi. E il ripristino dei fondi per la ricerca. In questo paese l'Italia è stato da sempre produttore di innovazione tecnologica, di idee, e l'intelligenza che ci farà uscire da questa crisi. È quello il vero valore che abbiamo, quello che ci farà uscire da questo momento di crisi. La ricerca deve essere finanziata, piccole e medie imprese e ricerca. E nel frattempo stiamo studiando anche, perché sono più complessi, ma sono molto più efficaci, i provvedimenti per l'abolizione dell'IRAP sui lavoratori, cioè quindi sugli oneri per l'assunzione, l'abolizione, l'IVA per cassa per tutte le imprese e una serie di altri provvedimenti per le piccole e medie imprese. Questo è quello che stiamo facendo, e la trasparenza e la partecipazione poi sono all'ordine del giorno tutti i giorni. E poi l'abolizione delle province, l'abbiamo detto, lo facciamo, non ci presentiamo alle elezioni perché siamo coerenti, diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo, ed è la cosa più rivoluzionaria. Oh, meno male che eravate timidi. Allora io invece a nome mio e credo di tutta la piazza vorrei dire grazie, soprattutto per gli schiaffi continui che avete preso, per il dileggio continuo, per andare a frugare nelle vostre vite, per prendervi in giro, tu che sei magari timido, molto morbido, tu che sembri ogni tanto in cattedra, in realtà sono cittadini come noi che sono entrati lì dentro, immaginatevi dall'oggi al domani sedervi su una scrivania, dover parlare per conto di 9 milioni di persone, avere 200 telecamere, gente che ti si infila sotto l'orlento e ti chiede cose, fa domande che sarebbero anche lecite se fossero state fatte a tutti gli altri in questi ultimi 30 anni. Quindi grazie Vito e grazie Roberto. E ricordate, l'onestà andrà di moda. L'onestà andrà di moda. Io volevo solo dire un'ultima cosa, la romana. Sono contenta di questa piazza, sono contenta di voi, sono contenta dei nostri attivisti romani fantastici che veramente hanno messo il cuore in queste campagne, la nazionale, le regionali, le comunali, e che tutti gli eventi, tutte le piazze ci sono e danno un contributo fantastico. Quindi volevo un applauso specialmente per loro.
Sono d'accordo, ci sono moltissime persone che rimangono sempre dietro. Grazie Roberta, grazie Vito, i nostri due meravigliosi primi capigruppo pro tempore, loro ci hanno sempre tenuto a dirlo.